Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Lincoln, tu in un nuovo episodio di Detective Pikachu. Andiamo in sala regia, team? Sì, non credo ci sia altro da fare. Potrei parlare con Paragly, ma non è importante, credo. Che cosa Magnemite è uscito? Quindi Magnemite è uscito, deve essere da qualche parte nello studio. Potrebbe essere lui a causare le interferenze. Dividiamoci e cerchiamo ovunque. Team, ti vale darci una mano? Certo, andiamo Pikachu! Aspetta, lo studio è molto grande, non possiamo cercare alla cieca. Cosa proponi? Chiediamo aiuto agli Yamma. Se si avvicinano a Magnemite con la telecamera, dovremmo vedere le interferenze sullo schermo. Ottima idea. Hiro, possiamo usare le telecamere Yamma? Ci aiuteranno a scovare Magnemite. Certo, conto su di te, team. Grazie. Yamma, mi sentite? Yanyam? Ascoltate, voglio che filmiate lo studio di registrazione seguendo le mie istruzioni. Ok, controlliamo le immagini, vediamo dove ci sono più interferenze. Dietro le quinte. Avanti, andiamo a conoscere questo Magnemite. Dietro le quinte? Oh, yappari koko ni itara? Bene. Oi, team! Mitsuketa zo! Yatta ne! Omotta tori da! Kore de satsuei o hajimerareru ne! Ammari hito ni meiwaku o kakeru na yo! Bunyatto ga warui tte? Tashika ni aitsu ga basho o totta no ga geiin da yo na. Ano Olga ni shite ano Bunyatto ari da. Komatta konbi da ze. Stadio no kengaku wa mou jubun da na. Perfetto. Ora che abbiamo trovato Magnemite, le telecamere dovrebbero funzionare di nuovo. Torniamo allo studio di registrazione. Sì, non mi perderei le prove di Carina per niente al mondo. Magnemite, tu torna nel camerino, ok? Magnz. Siamo finalmente riusciti a risolvere gli inconvenienti causati dal Pokémon e le prove hanno potuto cominciare. Prove hanno. Daremo inai kedo. Telebi no uraga o shichimatta na. Yo, hajimaru zo. みなさんこんばんは。マックスのナイスミュージックへようこそ。司会はもちろんこのマックス&マックス。じゃないだろ。ペラップです。そしてよくやったわ、ブニャットちゃん。今週も張り切っていくわよ。それではお待ちかね。本日のゲストは今話題のバイオリニスト。いよいよだな。カリーナ・ミッチェル。ほら、ティム、もっと拍手だ。目いっぱい叩いてるよ。こんばんは。はい、カット。 カリーナちゃん、笑顔笑顔。本番ではよろしくね。そうよ、もっとハキハキしてくれなきゃ挨拶が聞こえないわ。まあまあ。くそ。みんなわかってないな。控えめなのがカリーナのいいところじゃないか。テレビに出るのって大変なんだね。ああ。OK, che bisogna fare allora? Carina, l'ho vista, ah, team, che imbarazzo. Cerchi di non preoccuparsi troppo. Sarà un successo, ne sono sicuro. Grazie mille, team. Devo ricordarmi di sorridere. Spero di non fare una figuraccia. Vedrà che le prove l'aiuteranno ad allentare un po' la tensione. Già, non vedo l'ora di vederla tranquilla e rilassata. Quindi lei? Io lo disturbo. E la team, scusa, non ho tempo. Sto controllando le registrazioni. Puoi tornare fra un po'? Non c'è problema. Proviamo a parlare con i partecipanti alla trasmissione. Ok, eccolo qua, Paragly. Ah, con loro proprio ci devo parlare per forza. Bene, bene, Olga, vedo che non hai perso quella tua lingua tagliente. Che vuoi dire, misterando della maleducata? Ma no, certo che no, volevo solo dire. Tu piuttosto, quando è che ti deciderai a comportarti come un adulto? Vieni, Paragly, andiamo. Ah, quanto è suscettibile. Grande Chatot, è la voce di Olga. Che imitazione perfetta, stessa voce, stesso tono.
Eccezionale, eh? E non ci sono stratagemmi? Ho capito. Ah sì? Cosa? Non mi credi? C'è tutta risposta al segnale di Max. Tim, prova a battere il piede per terra. Così? Visto? Max prima ha battuto il piede per terra, ci ha fatto caso? E Chatotta ha subito imitato Olga. Era un segnale. Ah, ecco come fa a dirgli di fare le imitazioni. Mi hai scoperto, ci sai fare, ragazzino. Usa anche altri segnali? Beh, sì, ma un professionista non svela mai tutti i suoi trucchi. Adesso è meglio che torni nel mio camerino. Interesting. Fra poco ricominciano le prove, andiamo a parlare con Hiro. Oh, solo questo c'era da fare? Va bene. Eccomi qua, Hiro. Abbiamo finito tutto a posto. Perfetto, grazie mille. Allora continuiamo con le prove. Che ne dici, Tim? Sei pronto? Sì. 3, 2, 1. ちゃったよ。楽屋での控えめな様子、舞台での堂々とした姿、そのギャップがたまらないぜ。え、そこ？よし、決めた。俺はいつかきっと彼女と同じステージに立つぞ。また無謀なことを。 Ok, bravissima Carina, la ringrazio. Continua così e vedrai che anche le riprese vere e proprie saranno un successone. Bene, è ora di andare a chiamare Max e Olga. Posso andarci io? Grazie mille, Emilia. Va bene. Io che devo fare? Ah, per il momento devo pure posare il tuo violino dietro le quinte. Va bene. Ora, io non sono un grande esperto di musica, però muovere l'arco senza nessun suono credo che non sia una cosa normale, eh. Però è un videogioco, è un videogioco. Le prossime prove, quale sarà la prossima scena in cui l'assistente Pokémon porta il violino a Karina? Kit è andato a prendere il Pokémon, chissà come mai ci mette tanto. Dove sarà finito? Forse Olga lo ha bloccato di nuovo? Hiro? Karina, hai messo il violino sul carrello? Sì. Grazie mille. Allora, appena torna Kit, possiamo riprendere le prove. Hiro, brutte notizie. Assistente Pokémon ga maniawanai? Douyukoto dai, Kis? Sumimasen. Tehai no hizuke o machigaetemashita. Ah, maitta na. Dare demo ii kara, tetsudai no dekisou na Pokémon o... Ah! Tim! 君のピカチュウに手伝ってもらってもいいかな。ピカチュウですか。うん、音楽好きみたいだし、ぴったりだと思うんだよね。このピカチュウでよければ。オンに切るよ。ありがとう。ありがとうございます。ピカチュウ君にはバイオリンが乗ったワゴンを押してきてほしいんだ。あそこ、印がついてるとこまでね。ティム君、すみませんが、ちょっと立っててもらっていいですか。 はい。 カリーナちゃんはそこでバイオリンを受け取るんだ。オッケー。よろしくね、ピカチュウちゃん。Oddio, mo si scioglie.
よし、早速練習だ。ヤンヤンマもスタンバって。本番と同じ動きをするんだよ。ヤンヤン、ヤンヤン。ピカチュウ、しっかりね。言われるまでもないぜ。ヤンヤンマ sono molto intelligenti。ここか。はい、受け取るよ。危ない。No。ティム君、大丈夫ですか？ティム、ティム。僕は大丈夫です。でも、私のバイオリンが。どうしよう。ちくしょう。俺がついて言いながら不覚を取ったぜ。Aspettate, fatemi pensare una cosa. Ora si sa chi... Dai, mo è impossibile non sapere chi è stato, dai. Sono mortificato. Gli chiamano, non ho mai commesso un errore del genere. Interrompiamo le riprese. Chi ti accompagna fino nel suo camerino? Sì, carina, venga, la prego. Ci pensi tu a raccogliere pezzi del violino? Ok, ti do una mano. Ora è facile sapere chi è stato. Come è potuto accadere una cosa simile? Gli Yamma non hanno mai sbagliato a seguire le istruzioni. Cosa ha detto Pikachu? Che non è stata colpa loro. Davvero? Sentiamo cosa hanno da dirci. È ovvio che è stata una certa persona. Allora parliamo con gli Yamma e vediamo che hanno da dirci. Scusami. Che è successo? Ti sei preso una bella botta. Ci credo che ti gira ancora la testa. Riposati. Prima mi ha detto che non è stata colpa vostra. Quindi non avete sbagliato a seguire le istruzioni? Dice che hanno seguito le istruzioni nella lettera e che ci basterà indagare un po' per averne conferma. Ho come l'impressione che tu abbia qualcosa da dire sull'incidente, o sbaglio? Sembra che entrambi abbiano seguito le istruzioni nella lettera. Davvero? Allora forse le istruzioni erano sbagliate? Non credo. Che disastro, la come facciamo? Sembra davvero disperato. Già, speriamo di poterlo aiutare. Cosa, Pikachu vuole fare una pausa? Ma io so già chi è stato. Forse gli Yamma hanno sbagliato a seguire le istruzioni. Oppure il segnale di Utut è arrivato troppo tardi. Il segnale di Utut? Quando Utut era il segnale dalla sala della regia, gli Yamma iniziano a filmare. Forse le interferenze generate da Magnemite hanno disturbato la comunicazione. Anche lei ha comunicato con la sala regia durante le prove, giusto? Non mi sembra di aver notato nulla di strano. Se vuoi possiamo andare a parlare con Utut. Perfetto. Andiamo a parlare con questo Utut. Bene, abbiamo le dichiarazioni dei due Yamma. Già, io pensavo che l'incidente potesse essere dovuto a un errore degli Yamma, ma stando a quello che abbiamo sentito, loro hanno seguito le istruzioni alla lettera. Dobbiamo scoprire la causa dell'incidente. Andiamo a parlare con gli altri membri della troupe. Le istruzioni per le telecamere. Sono queste, guarda. Sono indicati i movimenti che devono seguire gli Yamma. Le telecamere 1 doveva seguire un'inquadratura dall'alto, una da sinistra, una da destra e infine uno zoom avanti. Esatto. Credo che le istruzioni per la telecamera Yamma 2 le abbia Kit. Se glielo chiedi, Tim te le mostrerà senza problemi. Perché una è verde? È strano che una fosse verde. Grazie, non ci siamo fatti niente. Meno male, anche gli Yamma stanno bene. Quello che hanno fatto gli Yamma è molto strano. Cioè? Beh, ripensando all'incidente, i due Yamma si sono mossi contemporaneamente, uno da destra e uno da sinistra. Per questo si sono scontrati. Mi sembra impossibile che uno di noi abbia potuto dare loro istruzioni simili. Devono aver capito male. Quindi pensano che sia colpa degli Yamma. E invece tu? Non ho idea di come sia potuto succedere. Quindi nessuna informazione utile. A dire il vero, quando è successo l'incidente non stavo guardando, stavo studiando il copione. Vediamo il copione. Ok, abbiamo un altro indizio. Tu che sai dirmi? L'incidente? Non è qualche istruzione sbagliata? Ok. Un attimo che Pico c'ha qualcosa da dirmi. Proviamo a sentire anche gli altri. Ok. Quindi dobbiamo andare nei camerini. Oh, Mimikyu.
Sei ancora offeso perché non hanno scelto me come perché hanno scelto me come assistente? Non devi montarti troppo la testa? Va bene, piuttosto avremo qualche domanda da farti. Per caso sai qualcosa sull'incidente di poco fa? Ah, tu in quel momento stavi andando in giro per i camerini cercando di non farti scoprire dai membri dello staff, quindi non hai visto niente. Perché andavi in giro? Come ti facevi pubblicità? Non ti arrendi mai tu, eh? Io invece avrei una cosa più importante da fare, andare di qua e parlare con una certa persona che ha un chatot con sé. Oh, Kit, però devo parlare con lui anche? Come sta, carina? È molto giuretto che vuole stare un po' da sola. Beh, è il minimo. Ha appena visto il suo prezioso violino andare in pezzi. Kit, hai idea di come sia potuta accadere questa una cosa simile? Non saprei, potrei aver sbagliato a leggere le istruzioni per le telecamere. Ah, ok, aspetta. Eccolo. Possiamo dare un'occhiata alle istruzioni? Certo, eccola. Vediamo un po'. La telecamera Yamaha 2 doveva seguire un'inquadratura dall'alto, uno da destra, uno zoom indietro e una carrellata a seguire. Riceviamo le istruzioni direttamente dal regista qualche giorno prima delle riprese. In questo modo possiamo spiegare ai Pokémon i movimenti da seguire. Ma non mi sembra che qui ci siano errori. Pensi che il regista possa aver sbagliato a scrivere le istruzioni? Beh, finora non è mai successo. Questa è la mia copia. In sala di regia c'è l'originale. Forse è meglio dare un'occhiata anche a quello. In sala regia c'è una copia. L'originale. E adesso vediamo. Allora, devo parlare con te io. E là, che si dice? Purtroppo ero qui in camerino quando è successo, quindi non posso aiutarti. È un vero disastro. Vedi che c'era il presidente. La vedo male per la trasmissione. E là, c'è Totto. Vorremmo parlare un po' dell'incidente. Hai 2 minuti? Sei rimasto tutto il tempo in camerino, quindi non sai niente? Capisco. Ehi, ci fai sentire qualche altra imitazione? Dai, non vedo l'ora. Vediamo di cosa è capace Chatot. Batti piede per terra. Ok. Ma giusto è colletto, non fa nulla. Forse questo è troppo poco appariscente per funzionare come segnale. Attenzione. Quindi non abbiamo altro per il momento. Potrebbe essere che qualche altro segnale possa far fermare, o meglio, fare la voce di Hiro e far girare Chatot. Però non ne possiamo essere sicuri al 100%. Pensavo che fosse colpa di Max, ma vedremo. Gli Yama sono sempre molto precisi e ti sembra impossibile che abbiano potuto commettere un simile errore. Ok, segnale di Utut, cioè... Dunque, tutto come al solito, insomma, ricevuto il segnale e hanno iniziato a filmare. Io pensavo che poteva esserci stato un problema di comunicazione, ma direi di no. N-O. Sto bene, anche Pikachu, mi ringrazio per l'incidente. Non sappiamo ancora quale sia la causa dell'incidente. In ogni caso possiamo assicurarti che non abbiamo problemi. La cosa positiva è che nessuno si è fatto male. È il peggior disastro che ci sia mai accaduto alla GNN. Cosa pensi di fare, Roger? Ma presidente, la prego, Graham, si calmi. Ecco, finalmente mostra la sua vera natura. Lascia stare, non voglio nemmeno pensarci. Chissà quanti soldi dovremmo sborsare per colpa di uno stupido violino. Ma siamo responsabili di quello che è successo, non possiamo negarlo. Non è affar mio. È stata colpa vostra e della vostra incompetenza. Te l'avevo detto che avresti dovuto licenziarli tutti. Ma tu hai tergiversato e ora guarda cosa è successo. Se posso permettermi, presidente. In questa azienda non c'è posto per gente simile. In questo momento sembra una persona completamente diversa. Già. Dunque, forse lui può darmi... ecco, le istruzioni per la telecamera. Le avevo sotto mano mentre controllavo le riprese e ho avuto l'impressione che qualcosa non tornasse. Dai, dacci quelle vere. Su quel foglio ci sono le istruzioni per entrambi gli Yamaha, giusto? Eccolo qua. Esatto, queste sono le istruzioni originali da Hiro. Ai membri dello staff gli viene distribuita una copia. Vediamo, le istruzioni per la telecamera sono un'inquadratura dall'alto, uno zoom indietro, un'inquadratura da destra e uno zoom avanti. E quelle per la telecamera 2 sono...
Inquadratura dall'alto, una destra, uno zoom indietro e una carrellata a seguire. Esatto, gli Yam avrebbero dovuto seguire queste istruzioni alla lettera. Pikachu, anche tu hai capito, vero? Esatto. Si sono scontrati per un motivo molto semplice. Ok. Eccolo qua. Praticamente era le indicazioni per la telecamera 1 e le indicazioni quelle originali. Esatto. Lo staff non se ne è accorto. Boh. Esatto. Perfetto. Qualcuno ha dato le istruzioni sbagliate a Liam facendoli scontrare. Per quale motivo? Forse questa persona ce l'ha con Karina e ha voluto distruggere il suo violino. Una vendetta, eh? Se non fosse stato per l'errore di Kit, al nostro posto ci sarebbe stata Karina. Forse era proprio lei l'obiettivo del colpevole. Olga? Può essere Olga? Perché Paragli ha le orecchie molto sensibili, dato che è un gatto. E il suono del violino potrebbe darle fastidio. Parliamo con Olga. Che non è qui. Aspetta. C'è una scena nel camerino dei Pokémon. Perché si guardano in quel modo minaccioso? Sembrano che stia cercando di stabilire qual è la specialità migliore. Dice che l'abilità di percepire l'odore dei cibi con la lingua è insuperabile. Dice che la capacità di eliminare le macchie con le onde elettromagnetiche è imbattibile. Come si fa a mettere a confronto due abilità così diverse? Dobbiamo fare qualcosa, Tim. Hai qualche idea? Fai notare le loro rispettive abilità. Calmatevi e fate pace. Ok. Ciao. No, ho sbagliato camerino, però ha dato questa vita a questa scena particolare, quello sbaglio. Ma ora andiamo a parlare con Olga. Vecchia. Vorrei fare qualche domanda sull'incidente di poco fa, qualche minuto? Cosa vuoi sapere? Vuoi sapere come è potuto succedere? Io che ne so. Non posso credere che quel violino sia stato distrutto. Ah sì? E perché non ci puoi credere? Il violino è stato costruito da un famosissimo liutaio. Valeva più di 2 milioni di dollari. Con una cifra del genere si potrebbe fare a meno di lavorare per tutta la vita. E anche i figli dei tuoi figli. Quel violino avrebbe dovuto essere mio. E adesso non c'è più. Molto particolare questa testimonianza. Ehi, Paragli, un attimo. Vorremmo farti qualche domanda. Non sai niente. Olga è un po' strana. Davvero, Paragli. Olga è strana e perché? Dice che Olga voleva a tutti i costi il violino di Karina. Ed era talmente giù per non essere riuscito a tenerlo che non si occupava nemmeno più di lei. Questa testimonianza è rivelatrice. È una testimonianza piuttosto rivelatrice, devo ammettere. Magari sa qualcosa. Karina, devo dirle una cosa importante. Tim, cosa c'è? Quello che è successo non è stato un incidente. Qualcuno ha architettato tutto. È vero quello che mi hai detto? Dimmi tutto, ti ascolto. Va bene. Qualcuno avrebbe dato delle istruzioni sbagliate agli Yam? È per questo che si sono scontrati? Esatto. Ma perché? Forse il colpevole dei motivi di risentimento verso di lei ha voluto vendicarsi distruggendo il suo violino. Puoi dirmi qualcosa di più sul suo violino, Karina? Sì, mio nonno l'ha costruito per me prima di morire. Era un modello unico al mondo. Ah, ci picchia. Quando mi sentivo triste mi bastava ripensare al messaggio che aveva inciso nel violino e mi sentivo subito meglio. Un messaggio? C'è un messaggio sul suo violino, non l'avevo notato. Non mi stupisce, era inciso all'interno del violino, sul retro. Quindi non era visibile. Esatto, probabilmente gli unici che l'hanno visto siamo io e Cricketune. Andavamo spesso a trovare il nonno nella sua bottega. Ok, questo è interessante.
Ok, e quindi un messaggio all'interno. Che c'è, Pikachu? Dopo l'incidente ho aiutato Cricketune a raccogliere pezzi del violino, ma non ho notato nessun messaggio. Forse ti è sfuggito, vuoi dare un'altra occhiata? Sì, è meglio. Ecco, ecco, questo è il violino. Dobbiamo appunto controllare il violino. Il messaggio dovrebbe essere inciso qui. Come pensavo, non c'è nessun messaggio. Questo violino è un falso. Probabilmente qualcuno ha inscenato l'incidente per rubare il violino a Carina. Quindi qualcuno deve aver scambiato due violini. E poi ha alterato le istruzioni. E dove potrebbe essere il violino rubato? Delle telecamere Yama perché sono incidente. Ok. E qualcuno ha alterato le istruzioni e questo lo sappiamo. Per rubare il violino. Quindi hanno fatto credere che il violino rotto fosse quello vero per rubare appunto. Per rubare appunto il violino di Carina. Non male come piano, ma vedrai che smascheremo il responsabile. Scopri chi ha sostituito il violino. Questa non è facile. Dunque, allora, potrei andare. Dobbiamo dire a Carina e Cricketune che qualcuno ha scambiato il violino con un falso. Ok. Qualcuno ha rubato il suo violino e l'ha sostituito con questo. Poi ha architettato quell'incidente in modo che il furto non fosse scoperto. Ma cosa? Allora il mio violino dov'è? Probabilmente ce l'ha il ladro. Mi raccomando, non ne parli con nessuno. Se il colpevole capisse di essere stato scoperto, potrebbe far sparire il suo violino. E quindi questo violino è falso? Beh, però il violino che ho usato durante le prove era il mio. Ha un suono unico, non potrei mai sbagliarmi. Anche Cricketune è d'accordo. In effetti sì, ogni violino ha un suono diverso. Nel senso, cambia di poco, però si sente comunque sia, se uno c'ha l'orecchio allenato. Oh, anche tu sospettavi qualcosa? Quando hai raccolto i pezzi del violino ti sono sembrati più morbidi del solito, capisco. Sarebbe stato impossibile usare lo stesso materiale dell'originale. Perfetto. C'è ancora qualcosa da fare. Ah sì? Dobbiamo studiare le informazioni in nostro possesso. Ah, già possiamo fare, già? Ok. Sate, violin o sricaerare so na timing o kangaite miru ka. Mazu, violin ga kakujitsu ni nisemono ni kawatte ita timing wa? Allora, ci siamo accorti che il violino era falso durante l'incidente. Perfetto. So, ore ga violin o hakonda toki da. Kono toki sude ni violin wa nisemono datta. Violin ga nisemono ni natte ita timing wa wakatta na. Ne preparativi. Gakuni honmono da to kakunin dekiru saigo no timing wa itsu da? Durante la performance. Naze so omou nda? Sì, perché Carina ci ha detto che ha usato il suo violino vero durante le prove. Sentiva il suono particolare che produceva quel violino. Esatto. Sì, praticamente durante i preparativi. Ok, non pensavo tipo di trovare il colpevole e cose varie, ma invece no, era più semplice, bene. Quindi il colpevole è qualcuno che lavora qui. Esatto, non ci resta che scoprire chi è. Raccogli gli alibi di tutti. Il suo alibi. Sono andato a posare il violino dietro le quinte dopo le prove. Quindi Carina non è stata. Era nel suo camerino. È ovvio. O meglio, potrebbe essere una cosa più contorta. Potrebbe anche essere Carina il colpevole, perché no? Dopo un po'. Perché no? Insomma, la mente criminale è strana. Stai ancora indagando? Già. Max, dopo le prove iniziali lei ha lasciato lo studio di registrazione, giusto? Sì, sono tornato in camerino a riguardare il copione in attesa di tornare in scena. È venuto qualcuno a farle visita? Qualcuno mi è venuto a chiamare, stavo facendo una cosa, quindi non ho potuto aprire la porta. Ma ho risposto e ho detto che sarei arrivato subito. Quindi questa persona e Max non si sono visti. Ok. Certo Pikachu, raccogliamo altre testimonianze. Dobbiamo raccogliere le testimonianze di tutti. Sappiamo che Hiro era con noi nello studio di registrazione. Quindi insomma non
non poteva essere lui. O almeno così si spera. Chiedo scusa? Sì. Quello di poco fa non è stato un incidente, è stato architettato da qualcuno. Che cosa? E da chi? Sto cercando di scoprirlo. E per fare questo bisogna di sapere dove eravate tutti al momento dell'incidente. Noi siamo rimasti qui tutto il tempo. È vero. Stavamo osservando lo studio di registrazione da qui. Non credo proprio che qualcuno di loro avrebbe potuto sostituire il violino senza farsi notare. Già. Non so perché, però Olga... Non lo so, boh. Non mi dà un senso di persona tranquilla. Dunque, stava spazzolando il suo Bagley. Qualcuno è venuto a chiamarmi, ho risposto, ma non ho aperto. Ah, capisco. Beh, se qualcuno si prende il disturbo di venire fino a tuo camerino, il minimo che potresti fare è aprirgli la porta. Ora che mi ci fai pensare, poco dopo è successa una cosa strana. Cosa? È successa una cosa strana. Cosa, carina? Parla. Parlami. Eccola. Che cosa? Qualcuno si è messo a dare dei colpi. Oh. Ho provato a guardare attraverso il vetro, ma non c'era nessuno. Forse non erano colpi alla porta. Eh? Avete capito dove voglio arrivare, sì? Ok, abbiamo anche l'alibi di Kit. Quindi... Kit era nel corridoio. Però devo chiedergli un'altra cosa. Pokémon assistente. Ok. Il lavoro alla GNN. Lei ha iniziato a lavorare qui alla GNN 6 mesi fa, giusto? Sì, esatto. È stato un amico a dirmi di questo lavoro. Le piace lavorare in TV? Sì, è un lavoro molto impegnativo, ma molto interessante. E poi è imprevedibile, non si sa mai cosa può succedere. Beh, per me sarebbe alquanto stressante. Una vita senza imprevisti sarebbe troppo noiosa. Un giorno mi capirai, ne sono sicuro. E ok. Sembra che tutti abbiano un alibi. Quando ho incontrato Kit, tornando allo studio di registrazione, ho visto Kit vicino all'ingresso. Sembrava piuttosto giù. Ok, chi avrebbe detto che tutti avessero un alibi? C'è una sola spiegazione. Che strada Gemma ha usato il colpevole? Un finto alibi? Esatto, il colpevole si è costruito un finto alibi. Direi che possiamo escludere quelli che erano nello studio di registrazione e in sala della regia. Già, il sospetto era da solo e avrebbe potuto agire indisturbato. Ci sono 4 possibili sospetti. Max, Olga, Keith ed Emilia. Non penserai che Emilia... Capisco come ti senti, ma un detective deve essere sempre obiettivo e considerare i fatti. Detto questo, non abbiamo ancora abbastanza informazioni. Ora che ci penso, Mimi chiuse è andata in giro qua e là, giusto? Forse ha visto qualcosa di interessante. Eccolo! Dunque tu eri in giro durante le prove. Dice che tanto per cambiare nessuno gli ha dato retta, povero Mimikyu. Non buttarti giù, quando è andato da Max... La signora che stava sempre con Paragli ti ha urlato contro? Quindi Olga era nel camerino di Max? No. Quando ha dato i colpi alla porta, qualcuno ha gridato levati dai piedi. Secondo te era davvero Olga? Lei ha detto che è rimasta nel suo camerino e Max non ci ha detto che era con lui. E Mimikyu, per caso, sei entrato nel camerino? No? Anzi, ti sei lasciato a gambe. Mi sa che però dobbiamo tenerci il dubbio. Quindi sono andato nel camerino della signora che sta sempre con Paragli. Hai dato qualche colpo contro la porta e qualcuno ha risposto calciando la porta. Scommetto che è stata Paragli. Paragli è antipatica? Beh, forse sarebbe da perché tu stavi dando dei colpi contro la porta del suo camerino. Dopo fate pace, su, da bravi. Itsuari no alibi. Soshite Mimikyu no nokku. Dou shita no, Pikachu? Naruhodo. Souyu koto ka. Il colpevole ha usato uno stratagemma per farci credere di essere da un'altra parte, mentre invece si trovava dietro le quinte. Uno stratagemma? Emilia dovrebbe poterci aiutare, dopotutto è stata lei a confermare l'alibi del colpevole. Andiamo, team!
Posso chiederti una cosa? Prima mi ha detto che quando sei andato a chiamare Max hai bussato alla porta del suo camerino. Potresti spiegarmi esattamente in che modo hai bussato? Certo, ho bussato come al solito 3 volte. Qui alla GNN facciamo tutti così. Ecco lo stratagemma a costo del colpevole. Tim, ci siamo. Chiamo tutti nello studio di registrazione. Sì. Camera 落下事故の真相が分かりました。どういうこと？この中に犯人が？勘弁してくれよ。みんな仲間だぜ。こういうのって耐えられないな。まあまあ、ティムの話を聞きましょう。ありがとうございます。それでは結論からお伝えします。犯人は。そう、わかるな、ティム。Beh, a questo punto è ovvio. Max-san, anata desu. Oi, oi, dokkiri bangumi ka? Ore ga violin o kowashita tte nan no merito mo nai daro. Hontou ni kowarete ireba sou desu ne. Demo chigaimasu. Kowareta no wa nisemono desu. Nisemono? Iya, osoru itta ne. Dou shite sonna koto ga wakaru nda? Itte yari, Tim. Il messaggio al suo interno. Violin no hahen o shirabete mo message ga mitsukaranakatta desu. Karina-san wa itte imashita. Jibun no violin ni wa oji-san no message ga kaite aru tte. Message? Sonna mono mita koto nai wa yo. Hai. Uchigawa ni aru node miemasen. Violin ga tsukurareru no o mite ita. Karina-san dakara shitte iru koto desu. よく工房に遊びに行っていたの。おじいさまはバイオリンの裏板にメッセージを書いてくれたわ。つまり壊れたバイオリンはすり替えられた偽物です。じゃあ本物は？おそらくマックスさんが持っています。俺は何もやってない。だってバイオリンがステージ裏にあった時俺は控え室にいたんだぜ。控え室に。ティム、アリバイを崩してやれ。È molto semplice. Olga nel camerino, Chatotta nel camerino. いいえ、控室にいたのはペラップです。こういうトリックじゃないですか。わかった。すぐ行く。あの時と同じ返事だわ。犯人はお前。ペラップ、黙れ。あなたは部屋にいるように見せかけて、その隙に舞台裏でバイオリンをすり替えたんだ。犯人はお前。犯人はお前。仕方なかったんだ。番組がリニューアルすれば落ち目の俺なんてきっとクビだ。そうすれば借金が返せなくなって全てが終わる。マックスさん、あなたには司会を続けてもらうつもりでした。じゃあ俺は何のために。とても残念ですが警察を呼ばせていただきます。バカなやつだ。自分が一番自分を信じていなかったんだ。お待たせ。ビデオ見つかったよ。あら、ボロボロ。みんな集まって何してるの？ce l'ha fatta questa alla fine。マックスが犯人だったとはな。E con questo il caso è chiuso。Ora possiamo pensare a quello a cui siamo venuti qui. Guarda il video del reportage. Ebbene, guardiamo questo video. Esaminiamo il video della parata di Fine Park. Bene, sono molto curioso di vedere questo video. Yatto kakunin dekiru na. Mazu wa toshi de mite miyou. Sento wa Lizardon ne. Lizardon ni chumoku suru nda zo. Hiru no parado ga hajimarimashita.
リザードンを先頭に遊園地の人気者たちが勢ぞろいです。みんなとっても仲良しですね。今年のパレードは夢をテーマに。グイグイグイグイ、あら、ミミグイミミ、目が赤くなった。Oh, Meganium, accidenti, che botta. Ezo wa koko made. Fine Park no yatsura kara kiita tori datta na. So da ne. Ci picchia. Nani ka wakatta no kai? Chotto kininaru tokoro ga atte. Kimi, fusen no tokoro da. Si. ここだ。とっても仲良しですね。今年のパレードは、パロチノフィスコって、ね、中に R が入ってた可能性があるな。ティム、風船を拡大してスローで逆再生してみろ。なあ、ビエネ。針みたいなのが風船をめがけて。じゃあ。本当だ。どこから飛んできたんだ。もっと戻してくれ。Non si vede però. Ah, sì, attenzione. Kit. これってスコルピ。それにこの男。ああ。ファインパークの奴らも言ってたな。スコルピを連れた男がハリーを狙ってたって。あら、この仕草はキースさん。え、来てたんですか？仕事で？そんなわけないんだけどな。この頃はまだ GNN にいなかったはずだし。じゃあ、彼が入ったのは半年前だ。じゃあ、事件を起こしたのはキースさん。父さんを狙ったのも。やつめ、何食わぬ顔して俺たちの近くにいたんだな。キースを捕まえるぞ。Non avrei mai immaginato che la persona che cercavamo fosse Kit. Già, è riuscito a ingannare proprio tutti.E chissà, forse sapeva anche del piano di Max e l'ha ascoltato per provare a liberarsi di te. Per liberarsi di me? Ripensa all'incidente. Perché stavamo dando una mano con le riprese? Perché Kit aveva sbagliato a prendere appuntamento con il Pokémon assistente. Vedi? E c'è anche un altro particolare che mi sospettisce molto. Sai a cosa mi riferisco? Ha indicato a Tim dove posizionarsi. Esatto. Hai visto giusto, Tim. È stato proprio Kit a indicarti dove metterti mentre io portavo il violino.Probabilmente sapeva già che dove sarebbero cadute le telecamere. Pensi che Kit e Max fossero d'accordo? No, non penso. Non mi sento di escluderlo. Ma perché? Beh, ora non abbiamo tempo per le domande. Dobbiamo assicurarci che Kit non ci sfugga. Andiamo, Pikachu! Sì. Oh, che musichetta. Guarda, è Kit. Presto, Tim, non lasciamolo scappare. Sì. Accidenti a lui.Accidenti, dove si è cacciato? Guarda, Pikachu! È andato sul tetto! Andiamo presto! Ok, andiamo anche sul tetto. Forse vuole buttarsi. Non lo fare! Mate, Kise! Mo nigare nai to! Mate to iwarete matsu yatsu ga iru ka? Scorpi, yatsura no aite o shite are.E addirittura un piccolo scorpitocino piccocino. Cosa vuoi fare, bello scorpino? Prendi Kit. Ok. Hai. Ok, Matrix, che dire, che succede? Arrivano i rinforzi? Bello Noivern, porca miseria. No, 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 non lo fare. Oh, questo è difficile. Bene. No. Grande Pikachu, perfetto. Ho visto anch'io, ho visto, sì. Oh,
picchia, ragazzi, eh. La cosa interessante. ただのロケットじゃない。仕掛けがあったんだ。どういうこと？おそらくこの中にハリーの残したヒントがあるはずだ。 Hai capito? 逃げられちまったな。だがこのロケットを調べればわかることがあるはずだ。 Interessante. Vuoi continuare a giocare? Beh, per il momento direi di no. E direi che per questo video è tutto. Mamma mia, che capitolozzo. A saperlo, i 4 minuti dell'ultimo capitolo li avrei giocati prima, ma non si può mai sapere come vanno a finire queste cose. Io come sempre vi ringrazio, comunque sia, ringrazio tutti quelli che l'hanno visto, perché comunque sia Detective Pikachu è una serie che non va tanto, perché è uno spin-off, personalmente è abbastanza interessante, è forse il migliore spin-off di Pokémon, perché non ci devi combattere, non devi andare a cercarli, non devi catturarli, invece sei un detective che indaga, sì, sui Pokémon, indaga con i Pokémon, però è diverso dal classico gioco Pokémon. E sinceramente lo trovo molto carino. Comunque se vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.